Buongiorno mister. Buongiorno. Come già avevamo detto in occasione della partita con il Como, quando si vince la settimana è migliore, però questa di vittoria è stata molto più pesante, perché quando inizi il campionato bene così e riesci a ottenere i 3 punti è sicuramente una spinta importante. Sì, i 3 punti del campionato pesano molto in virtù anche dell'avversario che hai incontrato. Verosimilmente una squadra, l'Empoli, che lotterà per i nostri stessi obiettivi e quindi rispetto al risultato siamo molto contenti. Questo spesso ti permette di riuscire a gestire la settimana con i ragazzi in un modo diverso, anche più cattivo se vogliamo, perché poi un conto è quando perdi devi stare un po' più attento a gestire degli equilibri, quando hai vinto puoi permetterti di entrare a piedi pari sugli errori, insomma in un modo anche più sì. Affrontiamo subito il problema disponibili e indisponibili. Ieri Verde ha avuto dei problemi, sarà della partita Kovalenko. Allora manca l'ultimo allenamento prima di partire, credo di poter dire, salvo cose dell'ultima ora, che non porterò Verde con me, perché a causa del problema che l'aveva comunque limitato già la settimana scorsa e anche nella partita d'esordio non si è potuto allenare. È un piccolo problema, però è particolarmente fastidioso e non si è potuto allenare per tutta la settimana, e quindi non lo porterò, con l'idea che lui possa avere 7-8 giorni a disposizione per rimettersi nella condizione di esserci per la prossima. Kovalenko ha ripreso ad allenarsi con la squadra, ha fatto tre allenamenti e mezzo insieme alla squadra, e se non succede nulla me lo porto volentieri. Buongiorno mister, nel post partita ha sottolineato come nel secondo tempo si sarebbe atteso, insomma, a fronte di questa difesa che ha retto molto bene, questa fase difensiva che ha retto molto bene, qualche ripartenza in più, diciamo, che è qualcosa che poi sottolinea anche dalle statistiche del post partita. Lo Spezia ha recuperato più pallone di tutti in questo primo turno di campionato. Ecco, le volevo chiedere a cosa è dovuto questo, come manca un po' di automatismo, oppure anche una questione di forma fisica in alcuni elementi, magari più veloci, no, che possono darle qualche spunto appunto appena recuperato il pallone? Ma probabilmente tutte e due le cose insieme, perché oggi abbiamo una squadra che è in questa sua condizione, con alcuni giocatori che sono, diciamo, in forma campionato, ma altri che invece sono distanti dalla forma campionato, e un po' abbiamo pagato questa cosa negli ultimi 20 minuti della partita, di più. E un po' sono le caratteristiche dei giocatori che ci sono a disposizione adesso. Vedremo se il primo settembre la fisionomia della squadra sarà ancora questa o meno. Buongiorno mister. Salve. Le chiedo, a livello strategico, che partita pensa di adottare a Milano, insomma, se lo Spezia giocherà prevalentemente di rimessa o se invece andrà a fare la sua partita a viso aperto. Guardi, faccio delle considerazioni più ampie e che poi danno senso alla risposta, un senso più compiuto alla risposta. Lei guarda i risultati della prima giornata di campionato, no? E la prima giornata di campionato, non alla quinta, all'ottava, la prima giornata di campionato ha già segnato un solco fra le squadre, le 8 squadre che sono finite nelle prime 8 l'anno scorso, che hanno già vinto la partita e sono già dalla parte di là. E c'è una differenza sempre più marcata fra le squadre, fra quelle là e queste di qua. E ci sono delle partite quasi ingiocabili, al di là, al netto del fatto che il calcio, per fortuna, ti regala l'episodio, può succedere quella singola cosa che rimette in discussione, però i numeri sono quelli. Alla prima, noi fortunatamente ci siamo ritrovati a vincere la partita, che era una delle partite in equilibrio. Tutte le partite in disequilibrio sono andate nettamente in quella direzione là, anche più di quanto dicano i numeri del risultato finale. Quindi, con questa consapevolezza di una forbice sempre più ampia fra chi, tutte le grandi squadre praticamente si sono rinforzate,
e le piccole sono sempre più piccole. E allora tu ti trovi ad andare a fare la partita che ti è concesso fare. Provi a vedere in base a come stai oggi, domani, in base a quali sono i giocatori che hai a disposizione, a sfruttare il massimo del potenziale, anche in relazione a come andrà a svilupparsi la partita. Perché capita spesso che le partite di Serie A nascondano due, tre momenti, fra virgolette, altre partite all'interno della partita, dove si deve cambiare atteggiamento, si deve avere la forza e la capacità di cambiare atteggiamento. Quindi tu prepari una partita in un certo modo che necessariamente deve essere quello di contenere la grande forza del tuo avversario di domani. E però cerchi dentro la tua testa di pensare nello svolgimento della partita come puoi fargli più male possibile. Buongiorno mister, data l'assenza ormai di Verde, come ci ha detto, la probabile assenza di Verde, le chiedo come cambia il gioco delle coppie in attacco, se contro una squadra molto forte anche a livello difensivo come l'Inter preferirà schierare un giocatore con delle caratteristiche un pochino più simili a Verde oppure insieme a Nzola, che probabilmente immagino andrà a giocare, preferirà schierare un attaccante un pochino più simile a livello fisico a Nzola. È uno dei pensieri che ho in questa settimana. C'è a disposizione Strelez, c'è a disposizione Maldini, che comunque ieri non si è allenato per un problemino, però dentro la rosa abbiamo Agudelo, abbiamo Jasi, che potrebbero essere presi in considerazione per fare quel ruolo lì. Anche qui la scelta iniziale potrebbe essere di un certo tipo e poi essere cambiata a partita in corso, però attingendo un po' a questi nomi che abbiamo fatto. Mister, buonasera. Per la partita di domani chiedo, vedendo anche quello che è successo tra Spezia e Empoli e anche Lecce Inter, no? Nella scorsa... Bisogna stare attenti forse anche agli episodi, visto che nelle prime giornate comunque anche le grandi squadre, pur vincendo, hanno fatto fatica, al di là dei risultati, come ha detto lei. Quindi secondo lei la chiave della partita sarà stare molto attenti a non concedere mai troppo? Anche se... Insomma, sì, chiave della partita è che... sulla scia di quello che ci siamo detti prima, è che tu devi fare una sorta di partita perfetta da tutti i punti di vista, sfruttare i pertugi che ti vengono concessi nei 95 minuti, una partita in chiave difensiva perfetta, e devi avere anche la fortuna degli episodi. Tutte queste cose possono concorrere al fatto che tu possa portare a casa qualcosa da un campo che domani sera sarà sold out, e immaginatevi comunque l'atmosfera alle 20:45 di sabato sera con San Siro tutto pieno, immaginatevi già come può essere il primo quarto d'ora, no? Buongiorno mister, non ho capito bene su Maldini se c'è un piccolo problema di condizione. Sì, quelle cose, quegli affaticamenti da lavoro che però ieri non gli hanno consentito di esserci, e oggi andremo a valutare quando arriviamo al campo con l'infermeria. E quindi eventualmente ha parlato anche di Agudelo come possibilità sostegno, diciamo, nel reparto offensivo, potrebbe essere. Le ho fatto i nomi dei giocatori in rosa che normalmente possono essere impiegati, diciamo, dalla metà campo in su. Hai parlato di questa forbice che si amplia, no? Quest'Inter che è tornato Lukaku, che ha questa forza fisica incredibile. Lo Spezia due anni fa con Lukaku e Martinez davanti a San Siro giocò con la difesa molto alta e riuscì a contenere un po' l'Inter, a non farli giocare. Poi nel secondo tempo Hakimi bastò una giocata di Hakimi per far sì che l'Inter andasse in vantaggio. Ecco, l'idea, ti abbiamo visto lo Spezia spesso e volentieri con l'Empoli provare a salire anche alto con la difesa. È una tua idea oppure comunque in certe partite è un rischio? Qui ci vorrebbe un'altra risposta estremamente articolata. E insomma, di fatto queste cose sono possibili non solo in relazione alle idee che ha il tecnico, ma in relazione a quali sono i tuoi giocatori. Se tu hai un centrocampo di
grande palleggio, fai dei ragionamenti con dei giocatori di intensità, fai degli altri ragionamenti e ti puoi permettere delle cose. Se la linea difensiva è composta da giocatori veloci puoi fare dei ragionamenti, da giocatori lenti puoi fare degli altri ragionamenti, e allora è questo mix di cose che insieme ti fanno preparare una partita in linea di principio prima di affrontarla, e poi il campo ti dice se riesci a portare avanti il percorso che avevi pensato. Quindi al di là di quello che ha in testa l'allenatore, poi ti puoi permettere o meno delle cose. Mister, le chiedo, ha accennato appunto a questo San Siro sold out, ci saranno però anche 1000 spezzini al seguito, un po' si possono un po' paragonare agli spartani nella battaglia di Termopili, cosa ne pensa lei? No, allora, non dobbiamo dire così perché erano 300, erano giovani e forti, ma sono morti. E io non vorrei questa cosa qua. Di sicuro quegli 800, 1000 saranno un accompagnamento molto piacevole.